Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del convento. Prendete carta e penna perché come di consueto, oltre che andare a recuperare alcuni dei passaggi eh, cruciali della settimana che ci siamo lasciati alle spalle, andremo a vedere quello che ci attende. Nelle prossime nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ormai siamo a un passo dalla Pasqua 2024, quindi questa Quaresima sta entrando nel vivo che, e come sapete eh, il vivo è appunto la settimana santa, l'ultima settimana del mese di marzo che si concluderà proprio con la Santa Pasqua che quest'anno cade l'ultimo giorno del mese di marzo domenica 31 marzo eh, proprio quando eh, solo nella notte tra sabato santo e la domenica torneremo anche all'ora legale prima però eh, ovviamente la domenica delle palme domenica 24 marzo con la benedizione del, eh, dei ramoscelli d'olivo con l'aiuto della grafica Stiamo vedendo proprio la locandina dedicata alla Settimana Santa. L'appuntamento è per domenica 24 marzo alle 11 all'ingresso della Via Crucis Monumentale sul lato della chiesa Santa Maria delle Grazie e una volta. Ehm, una volta eh, fatta la benedizione sulle palme, ci si muoverà in processione verso la chiesa San Pio da Pietrelcina, la chiesa nuova, dove alle 11.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Pasquale Cianci. Perché ci si porta? Ecco. La regia vi sta anche evidenziando eh, la parte della locandina di cui stiamo parlando, perché ci portiamo verso la chiesa eh, di, dedicata a San Pio da Pietrelcina, perché domenica 17 marzo, quindi domenica prossima, ci sarà la traslazione della reliquia del corpo di San Pio dalla chiesa Santa Maria. Delle grazie appunto alla chiesa dedicata al nostro amatissimo Santo. E anche in questo caso ringrazio la preziosa regia di Roberto Cocomazzi e Roberto Viscio che eh, mi stanno supportando stamattina perché appunto fanno un focus su quello che sarà il programma di, 17, del, di domenica 17 marzo. Come leggiamo insieme, alle ore 11 è prevista la traslazione della eh, Santa Reliquia del Corpo. Di Padre Pio dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie alla Chiesa di San Pio e anche in questo caso poi seguirà la celebrazione delle 11:30 presieduta da Sua Eccellenza. Monsignor Francesco Neri, arcivescovo di Otranto e poi ovviamente anche, ci sarà anche la celebrazione della, delle, 18, delle ore 18, sempre nella chiesa di San Pietro da Pietrelcina, eh, presieduta in quel caso dall'arcivescovo emerito di Lecce, Sua Eccellenza Monsignor Domenico D'Ambrosio. Con le immagini e eh, con l'aiuto della regia mh, mi porterei proprio sul sagrato. Di Santa Maria delle Grazie con la nostra webcam che è puntata 24 ore su 24 sul, sul sagrato, appunto che ci mostra: lo sto vedendo in questo momento. Tra un istante lo vedrete anche voi: un, un sagrato. Finalmente soleggiato dopo le piogge degli ultimi giorni, le temperature erano scese. Ma andiamo anche incontro alla primavera, ormai alle porte, e questo cielo azzurro e questa facciata del, del, della Chiesa Santa Maria delle Grazie piena di sole ci lascia ben sperare per una Pasqua, per una Pasqua più calda e quindi vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo per vivere insieme le celebrazioni della Quaresima e della Santa Pasqua 2024, ma sapete benissimo che potete seguire eh, molte delle nostre celebrazioni attraverso le dirette appunto su Padre Pio TV. Padre Pio TV che oltre eh, a poter seguire in, uh, in tv potete seguire anche in diretta streaming da qualsiasi parte ovunque voi siate, attraverso il sito www.padrepio.tv con uh, l'aiuto della regia, stiamo vedendo proprio l'ingresso della Chiesa Santa Maria delle Grazie, dalla quale domenica 17 marzo il corpo di Padre Pio, la Sacra reliquia del corpo di Padre Pio, uscirà in processione per giungere nella uh, chiesa a lui dedicata uh, appunto sulla sulla sinistra per chi guarda poi il santuario Santa Maria delle Grazie. Probabilmente con la webcam potremo provare anche a spostarci leggermente a sinistra per andare a scorgere eh, il sagrato, eccolo lì della chiesa della chiesa nuova con in fondo la grande croce e gli alberi che sono sulla destra coprono il cupolone verde della uh, basilica architettata, progettata e realizzata da Renzo. Piano. Bene, ma andiamo a recuperare un attimo quello che è successo nei giorni scorsi. Come sapete, ogni sabato c'è la catechesi al popolo. E sabato 9 marzo è stato con noi il custode di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola, padre Massimo Travascio, che è stato così accolto dal nostro uh, rettore padre. Aldo e così ha appunto salutato uh, chi e i presenti. Il tema della catechesi di questa sera, il nostro essere nel mondo, vuole ancora una volta approfondire l'esperienza spirituale del poverello d'Assisi che ha fatto della sua vita un dono a Dio e ai fratelli, annunciando con gioia al mondo la misericordia di Dio che cambia in dolcezza. Ogni amarezza del corpo e dell'anima. Il confratello padre Massimo Travascio, custode della basilica di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola in Assisi, che vogliamo fin d'ora ringraziare per la sua disponibilità ad essere con noi questa sera e domani anche alla celebrazione domenicale delle 11.30, ci aiuterà in questa catechesi a comprendere meglio l'esperienza del santo di Assisi per coglierne quegli spunti spirituali che possono arricchire il nostro andare verso la Pasqua. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Ringrazio Padre Aldo, il rettore di questa basilica, e anche eh, tutti i confratelli della comunità per questo invito che mi ha riempito di gioia. Per me questo luogo è un luogo tanto caro anche... Alla mia memoria, fin da quando ero bambino, diverse volte sono venuto qui e quindi, ecco, questo invito proprio mi ha anche un po' emozionato, ecco perché parlare, anche se abito in una basilica, come è stato detto, però, ecco, parlare dal luogo di grazia, comunque, come questo luogo, sempre frequentato da tanti pellegrini e tanta gente che continua a cercare, a cercare misericordia, a cercare il volto del Padre, è sempre una cosa estremamente bella. L'avete sentito, ho scelto di far proclamare il Vangelo di Luca, che è il Vangelo del giorno di questa Quaresima, perché pensavo che è possibile realmente conoscere se stessi soltanto, e quello che siamo, anche possiamo riconoscerlo senza paura, soltanto aprendoci al Tu di Dio, esattamente come ha fatto il pubblicano del Vangelo. Questo pubblicano che riconosce la sua identità, la sua identità di figlio amato, di figlio perdonato, proprio accogliendo la misericordia. Ed è interessante perché, se voi ci pensate, questa è l'esperienza che hanno fatto tutti i santi: hanno conosciuto più se stessi aprendosi al tu di Dio e accogliendo la misericordia di Dio nella loro vita. E allora io penso che. In questo tempo, ma sempre, noi abbiamo bisogno non tanto di una Chiesa più umana, ma di una Chiesa più divina, che sia capace proprio attraverso i suoi membri, i dispensatori della misericordia di Dio, di poter far risplendere la luce di Dio nell'umano di ogni giorno. Molto bella la riflessione di padre Massimo Travascio che è stato con noi sabato 9 marzo per la Catechesi a Popolo, catechesi che si svolgono tutti sabato alle 20.45 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie e sabato 16 marzo sarà la volta proprio di Monsignor Francesco Neri, arcivescovo di Otranto, che come dicevamo qualche istante fa celebrerà anche la uh, Messa delle 11.30 di domenica 17 marzo, quindi della domenica successiva nella Chiesa di uh, San Pio dopo la traslazione del corpo di padre Pio alle ore 11 dalla chiesa Santa Maria delle Grazie alla chiesa di San Pio appunto e con noi è stato anche presente questa settimana eh, il padre predicatore eh, e lo sarà fino a sabato 16 marzo padre Enrico Russotto che celebra la messa delle ore 18 e quindi sono tanti i momenti di preghiera e di riflessione che stiamo vivendo. Vi ricordo che come ogni giovedì sera poi c'è l'adorazione eucaristica sempre alle 20 e 45 come ogni venerdì eh, della Quaresima alle 17.30 c'è la coroncina della Divina Misericordia mentre alle 20.45 sempre nella Chiesa Santa Maria delle Grazie c'è il pio esercizio della via Crucis. Bene, quindi tanti gli appuntamenti, mi auguro che abbiate preso nota, come dicevamo in apertura, adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante e poi ritorniamo subito insieme e ci ritroviamo insieme eh, ricollegandoci a quanto ci eravamo detti proprio qualche istante fa facendo eh, riferimento al pio esercizio della via crucis perché oltre al solito appuntamento del venerdì sera alle 20.45 nella chiesa santa maria delle grazie la prossima settimana eh, martedì 19, eh, giorno che coincide anche con la festa di San Giuseppe, la festa del papà. Avremo un'altra via Crucis particolare. Stiamo eh, vedendo, stiamo per vedere la grafica che ci parla di questo evento. Uh, una via Crucis meditata, intitolata Sconfinato amore. Martedì 19 marzo ore 20 presso la Via Crucis Monumentale sul Monte Castellana di cui parlavamo prima, un evento organizzato dalla comunità uh, di San Giovanni Rotondo di Laudato Si, eh, di cui abbiamo un illustre esponente in videocollegamento con noi, si tratta della nostra cara uh, Maria Stella Alemanno che conoscete già perché eh, è una uh, nostra. Partner del programma del, di approfondimento del lunedì, La Regola della Sostenibilità. Buongiorno Maristella, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per averci dato la parola anche, anche questa volta. Sì, come ci stavi dicendo, eh, il prossimo martedì, 19 marzo, eh, Padre Franco guiderà la Via Crucis della Comunità Laudato Si. Sì. Eh, il perfetto stile di ecologia integrale abbiamo pensato che eh, un luogo particolare come il carcere non poteva essere escluso dalla presenza di Gesù. Gesù ha portato la croce, ha fatto la sua via pulita anche eh, accanto a queste persone e per queste persone. Ed ecco così abbiamo varcato eh, le porte del carcere minorile eh, di Bari. Abbiamo incontrato dei ragazzi appunto minorenni eh, che si sono resi responsabili di alcuni eh, avvenimenti un po' particolari, eh, vicende, questioni personali particolari e poi abbiamo incontrato anche eh, degli adulti che scontano la pena alternativa nella, nelle, comunità, nelle comunità che fanno parte del circuito della Papa Giovanni XXIII. È stata un'esperienza molto arricchente per noi, come al solito abbiamo ricevuto molto più di quello che volevamo dare e queste mh, riflessioni, questi dialoghi che abbiamo fatto con loro sono diventati preghiera e siamo lieti di, eh, di, eh, di pregare di questa, questa via Crucis, proprio sul Monte Castellana, che è appunto eh, la via Crucis monumentale, ci sarà padre Franco, inizieremo alle ore 20, ovviamente siete tutti invitati col favore delle tenebre, eh, diciamo, eh, vivremo questo momento di preghiera molto particolare, molto intimo. Come vi dicevo, portando nel cuore, oltre alle nostre intenzioni, le intenzioni dei ragazzi eh, del, del carcere, delle persone eh, del carcere che hanno avuto questi incidenti nella loro vita. Maristella è un'iniziativa davvero molto bella e lodevole, eh, tant'è che ti invito, nel limite del possibile, a provare a documentare quello che succederà eh, martedì, almeno in parte ecco. Perché eh, mi farebbe piacere condividere eh, i momenti salienti di questo evento giovedì prossimo, eh, sempre nel corso di questo appuntamento, l'agenda del santuario, perché di solito facciamo così: diamo conto non solo di quello che succederà, ma anche delle cose belle che vengono realizzate nel santuario e nelle sue prossimità. Per cui eh, vi auguro un uh, bel momento, proficuo momento di preghiera, e se riesci, appunto, vi chiedo anche di uh, registrare alcuni momenti salienti, così possiamo ritornare su questo bellissimo evento anche giovedì prossimo. Come stiamo facendo oggi. Va bene. Io... Va bene, grazie, noi ci proviamo. Non so se ci riusciremo, <ride> ma ci proviamo. Ce la faremo. Ho, ho il sospetto che ce la faremo anche questa volta, va bene, ma ecco, senza... <ride> va bene. Sì, grazie. Sì. grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a, a tutti. Grazie a te per la preziosa disponibilità e io rinnovo quindi l'invito a tutti quanti voi a partecipare alla Via Crucis. Meditata di martedì 19 marzo ore 20 presso eh, la Via Crucis Monumentale Monte Castellana organizzata con lo, la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo e presieduta da Padre Franco Moscone arcivescovo di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo. Bene, a proposito di cose che sono state già fatte, dobbiamo recuperare eh, un momento molto particolare che abbiamo vissuto nel convento Santa Maria delle Grazie domenica 10 marzo sempre Dopo le celebrazioni, alle 20.45, è, ehm, è stato presentato presso appunto, eh, la Chiesa il concerto di musica sacra barocca Melodie Celesti a cura dell'ensemble eh, dell barocco frentano. Andiamo a vedere che è successo con questo breve contributo. Pace e bene a tutti, benvenuti questa sera. Siamo anche in diretta su Padre Pio TV. Eh, è davvero... Con commozione e anche con gioia che vi voglio presentare questi nostri amici, eh, l'Associazione Musicale Barocco Frentano, Armonia degli Affetti, che ci presentano questa sera questo concerto dal titolo Melodie Celesti. È un concerto di musica sacra barocca. In omaggio di Padre Pio. Ho detto con commozione perché ecco, questo concerto è offerto gratuitamente proprio per devozione e per amore a Padre Pio. Questi nostri amici vengono da Lanciano e li accogliamo con un applauso: al flauto Vilma Campitelli. Alla tromba Dino Tonelli, soprano Claudia Nicole Calabrese, mezzo soprano Monica Stolfi, dirige Giuseppe Rullo. Davvero un bel momento quello che abbiamo vissuto domenica 10 marzo, in occasione del concerto di musica sacra barocca Melodie Celesti. Diretto dal maestro Giuseppe Rullo, presidente e direttore dell'Ensemble Barocco Frentano. Maestro che abbiamo intervistato proprio giovedì scorso. Bene, eh, anche la puntata di oggi con l'agenda del santuario volge al termine, non so se abbiamo ancora tempo per condividere con voi le immagini di alcuni gruppi di pellegrini che sono sopraggiunti a, a San Giovanni Rotondo tantissimi in questi giorni. In questo caso vi proponiamo un gruppo internazionale composto da pellegrini che arrivavano dall'Australia, dall'Africa, dall'America. Abbiamo intervistato alcuni di loro e abbiamo anche eh, scoperto delle belle sorprese. Ciao, sono Joelle Morin di America e sono qui con uh, so, persone di tutto il mondo. Uh, perché uh, io sono un'attrice uh, una uh, e anche un'evangelista per il Chiesa Cattolico e io scrivo un libro che si chiama Master of the Pieces perché Gesù è, su, è su es, uh, il maestro di tutta la Chiesa e uh, anche tutto è bisogno di come si dice healing uh, healing healing si sì. guarigione huh? guarigione e se San padre Dio um, conosce per questa cosa e anche oh, lui è la mia pappa di spiritualità e anche per tutto eh, perché in questo mondo Uh, abbiamo, um, uh, the is it, Je, how to Jesus? Jesus? Jesus. Jesus. Uh, um, oh, like, più grande, um, yes. I don't know how to say, yeah. Mm -hmm. And we need to bring it to the world. How do you say to, to bring okay. God's okay. love okay. into okay. the world? Okay. And, uh, you know how Jesus's wounds, we have wounds and Jesus wants to heal us, and Saint Padre Pio is molto importante per questa cosa. Because si. um, tutto qui è di Australia, mm -hmm. di Stati Uniti, uh, South Africa. Yeah, and um, yeah, it's a, a very unique group of people that God put together, and we all love Saint Padre Pio. Avremo anche da ascoltare giovedì prossimo una testimonianza di un altro membro di questo gruppo, ma per oggi il nostro tempo finisce qui, quindi vi do l'appuntamento a giovedì prossimo. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.